Sono Domenico Vivino, faccio parte di Nido di Seta, una giovane realtà che è nata da pochi anni qui in Calabria e ha deciso di riprendere una delle storie più antiche, una delle tradizioni più antiche della Calabria, la Gelsi Baiocoltura, e ne sta facendo il proprio futuro, per l'azienda stessa ma anche per tutto il territorio. Noi partiamo dalla terra, partiamo da una coltivazione di gelsi di proprietà comunale che abbiamo ricevuto in concessione, in quanto era un territorio in disuso. E quindi stiamo cercando di rivalorizzarlo, partendo appunto da questa coltivazione di gelsi, seguiamo tutta la filiera che passa attraverso l'allevamento del baco da seta e attraverso il bozzolo poi arriviamo a realizzare il prodotto finito, quindi la filatura della seta dal bozzolo per poi arrivare ai prodotti finiti, quindi alle sciarpe, alle cravatte, ai monili, un sacco di prodotti. Le tinture dei tessuti sono esclusivamente frutto di pigmenti naturali del territorio, pensiamo ad esempio alla cipolla di Tropea, all'uva di Cirò, a radici, fiori, piante, insomma tutto quello che ci offre la natura viene trasformato poi in dei colori fantastici nel rispetto dell'ambiente, quindi senza coloranti chimici nocivi per la nostra salute. Il Nido di Seta è formato da tre ragazzi calabresi che sono rientrati nella propria terra, con una sfida ben precisa, quella appunto di rimanerci e di non emigrare per appunto motivi professionali. Quindi questa è una storia anche di ritorno per dare un contributo a quella che è la nostra terra natia. Siamo partiti da un gelseto di proprietà comunale, che era in disuso, e da qui abbiamo pensato di valorizzare quello che il territorio ci offriva per creare, diciamo, un nostro futuro. Abbiamo, diciamo, diverse competenze per quanto riguarda la nostra formazione. C'è chi si occupa appunto dell'aspetto comunicativo, chi dell'aspetto agricolo, c'è chi parla tre lingue straniere, quindi abbiamo una diversità di competenze che ci stanno aiutando poi a emergere e quindi ad affermarci in un territorio difficile ma straordinario come quello calabrese. Nido di Seta ha recuperato un gelseto comunale che è stato appunto concesso dal comune e quindi si è, come dire, cimentato nella ripresa di questo territorio. Il gelseto che abbiamo in gestione, ripeto, un gelseto di proprietà comunale che ci è stato concesso, per noi significa un tentativo di ripartire dalla propria terra, quindi rivalorizzare i centri rurali e il nostro territorio per appunto creare uno sviluppo alternativo che parte da quelle che sono le risorse locali. Quindi coltivare il proprio territorio per creare un futuro, appunto mantenendo le proprie radici. Ricordiamo che Catanzaro, la Calabria tutta, fino al 1700 è stata capitale europea della seta, quindi i paesini che ruotavano attorno, come San Floro, erano paesini a vocazione agricola che comunque si occupavano della parte primaria di questo settore, quindi coltivavano il gelso, allevavano i bachi da seta e poi diciamo i bozzoli che venivano
prodotti venivano inviati nelle filande catanzerese, dove da qui venivano trasformati prima in filato e poi in tessuto. Per eccellenza il tessuto più famoso era il damasco catanzerese, che veniva esportato in tutta Europa, specie nelle corti francesi. Ed ecco per questo motivo San Floro, ancora fino ai primi del 1800, da quello che ci dicono i documenti storici, produceva qualcosa come 15 quintali di bozzolo. Noi siamo partiti da questi documenti storici per ricostruire il nostro presente e il nostro futuro. La Gelsi Baicoltura, come dire, offre una diversità di settori, quindi diciamo che c'è un approccio molto legato a quella che è un'agricoltura multifunzionale. Partiamo appunto dalla terra, quindi con dei prodotti agricoli. In primis sono i bozzoli che vengono trasformati in filato, quindi nel tessuto più prezioso del mondo, in quanto la foglia di gelso è l'unica fonte di alimentazione per il baco da seta. Il gelso poi naturalmente produce un frutto meraviglioso, che è la mora di gelso. Ne abbiamo tante varietà, la nostra è la varietà Kokuso, che è una varietà orientale. Ricordiamo, siamo in agricoltura biologica certificata, e da qui nascono le nostre confetture extra di mora di gelso, con anche altri abbinamenti, ad esempio mora di gelso e bergamotto. Con le foglie facciamo anche le tisane, che sono, diciamo, hanno delle proprietà salutari per l'uomo, soprattutto contro la glicemia. Non si butta via niente, anche perché il legno viene trasformato in monili, quindi il legno di scarto, il legno di potatura viene come dire, valorizzato e quindi trasformato in monili. Ad esempio anche i persiani, quindi a livello storico le imbarcazioni le costruivano con il legno di gelso, perché era un legno molto pregiato. Noi facciamo molta vendita diretta, perché il nostro prodotto è sì un prodotto come dire, di consumo, nel senso che l'acquisto non è un mero acquisto di un prodotto, ma la nostra filosofia vuole che dietro a un prodotto c'è la storia, la tradizione e come dire, un mondo artigiano che appunto rappresenta il territorio calabrese. Quindi acquistando un prodotto in nido di seta si acquista la cultura, la storia, la tradizione di un luogo e anche lo spirito, se vogliamo. I nostri prodotti li potete trovare su www.nidodiseta.com, dove vi è un negozio online, e poi facciamo vendita diretta. Perché? Perché Nido di Seta ha pensato anche, sempre nell'ottica dell'agricoltura multifunzionale, di far vivere a tutti coloro che vogliono conoscere quello che è il mondo rurale, e in particolare il mondo della seta, dei veri e propri ecotour, che partono dal Museo della Seta, che si trova all'interno di un castello del 1400 nel centro storico di San Floro, e arrivano in campagna, dove il viaggiatore può immedesimarsi in quella che è la vita contadina inerente a quella che è la Gelsi Baicoltura, e quindi c'è un percorso esperienziale che è un'immersione a 360 gradi in questo mondo, dal campo di gelsi, l'allevamento dei bachi, alla trattura della seta. In più, diciamo, vengono offerti anche una serie di laboratori didattici per le scuole, per far conoscere ai ragazzi quali sono le nostre radici e qual è la nostra filosofia di approccio per uno sviluppo che appunto parte dal territorio, parte dai centri storici e dalle aree interne. In Calabria si ha il vantaggio di avere
delle ricchezze paesaggistiche, ambientali, delle risorse locali che aspettano solamente di essere riscoperte, quindi quello è un grande vantaggio. Naturalmente nel cammino si incontrano tantissimi ostacoli, che però stiamo cercando di, come dire, per forza di cose trasformare, anziché diciamo in fattori negativi, in opportunità di sviluppo, perché naturalmente bisogna cercare di superare questi ostacoli, ma nel frattempo cercare di convivere. La crescita di Nido di Seta per noi intende anche una crescita del territorio, quindi anche di San Floro, soprattutto con il discorso di agricoltura multifunzionale, quindi dei percorsi didattici, dei percorsi ecoesperienziali, cerchiamo anche di far crescere il territorio, perché naturalmente il visitatore poi conosce anche il centro storico, naturalmente si mette anche in moto una piccola macchina economica che è quella turistica, sia per quanto riguarda la ricezione, il pernottamento, quindi si crea poi un indotto economico a catena, quindi si ha una ricaduta secondo noi positiva per il nostro territorio. Parlando di numeri, in una sola stagione, quindi più o meno da marzo fino a settembre, riusciamo a portare in un paesino di 600 abitanti circa 6.000 presenze che vengono da tutto il mondo, americani, nordeuropei, insomma da tutte le parti del mondo. Oltre diciamo al lavoro agricolo, quindi al lavoro artigianale, Nido di Seta gestisce anche un museo sempre di proprietà comunale che fa parte diciamo di questo progetto, dove praticamente vengono conservati sia quelli che sono diciamo la storia catanzarese, quindi legata ai damaschi, ricordiamo che questi cimeli sono gelati in delle pietre secolari perché il museo viene ospitato in un castello del 1400, e anche diciamo, il museo si sta cercando di renderlo dinamico ed esperienziale, nel senso che non ci sono solo le teche da visitare, ma ad esempio ci sono anche i telai dove grazie alle nostre guide ci si può cimentare, quindi a suon di navetta a tessere su quelli che sono i telai antichi, a scoprire quelle che sono le tinture naturali, quindi attraverso i pigmenti si ha poi lo stupore di vedere quali sono i colori che si ottengono. Ad esempio la cipolla di Tropea in maniera stupefacente si può dare tranquillamente un colore verde, quindi uno non immagina mai che dalla cipolla di Tropea, che è il simbolo diciamo anche della Calabria, con questo viola acceso si possa poi ottenere un verde. Quindi anche il museo diventa, come dire, dinamico e si adatta a quelle che sono anche le esigenze di un consumatore che ormai non è più un consumatore passivo ma è un divoratore di esperienze, quindi si vuole immergere in prima persona in quella che è anche la storia. Nido di Seta innanzitutto sta anche cercando di creare una rete sul territorio per quanto riguarda la lavorazione dei prodotti e nel suo piccolo sta creando una piccola via della seta calabrese, perché i prodotti che realizziamo vengono tessuti esclusivamente su telai manuali, quindi oramai fortunatamente abbiamo avviato una nostra fetta di mercato che è appunto
comporta maggiori richieste, e questo ci ha portato ad allargare il cerchio di artigiani che collaborano con noi, perché c'è chi ritorce il filato, c'è chi estrae il filato dai bozzoli, c'è chi lo tesse e quindi poi ritorna da noi per essere confezionato, tinto sempre con prodotti naturali. Ricordiamo poi una cosa importante, che abbiamo artigiani che vanno dalla provincia di Catanzaro alla provincia di Cosenza, e per il 99% sono tutte donne. Io sono l'unico, diciamo, mi definiscono quota azzurra all'interno della cooperativa. In più, una cosa importante, sta nascendo un nuovo progetto, che è quello di Nido di Seta Academy, nel senso che noi, per recuperare questa tradizione, questi saperi, siamo andati addirittura in Asia per cercare di acquisire maggiori competenze. Oggi noi vogliamo trasmettere questi saperi, queste competenze, questa storia, queste tradizioni, affinché non si perda nuovamente nell'oblio. E quindi stiamo organizzando annualmente dei corsi, sia per quanto riguarda l'aspetto agricolo, quindi sulla gelsicoltura, sulla bachicoltura e sull'estrazione del filato, e anche sul mondo delle tinture naturali, in modo che questo meccanismo vada avanti anche nel futuro, e perché no, possano nascere dei nuovi collaboratori per la nostra azienda. Quest'anno hanno frequentato i nostri corsi personalità da tutte le nazioni, le parti del mondo. Abbiamo avuto corsisti dall'Argentina, dall'Università di Helsinki della Finlandia, per quanto riguarda la scuola rinascimentale del tessuto, anche dall'est, e poi diciamo un po' da tutta Italia, anche dalla Spagna. Quindi c'è un interesse, soprattutto per quanto riguarda l'estero, di come dire, un'attenzione verso quelle che sono le tecniche artigianali che vengono utilizzate per la creazione del Made in Italy, e in questo caso anche del Made in Calabria. Rivolgendomi ai miei coetanei, comunque ai giovani in Calabria, per quanto riguarda il ritorno nella nostra terra, comunque la cosiddetta restanza di cui si parla in questo periodo, rimanere in Calabria, fare impresa in Calabria, non è una passeggiata, nel senso che non voglio fare come quegli oratori che dicono che basta che ci sia la forza di volontà per rimanere in Calabria e tutto si risolve. Ecco, non è un sogno, però penso che con la giusta determinazione e tenacia, naturalmente sempre anche un po' di fortuna, ci si può rimanere in Calabria e fare impresa, perché il nostro è un terreno per certi versi vergine, nel senso che c'è ancora tanto da scrivere e tanto da scoprire. La terra aspetta solamente di essere, come dire, nel nostro caso, coltivata in tutti i sensi, dalla vera coltivazione materiale a quella culturale, sociale ed economica.